Ciao a tutti e benvenuti, oggi studiamo Losing My Religion dei REM. Gli accordi del brano sono questi, Fa maggiore. È l'unico barré del brano, se avete problemi a suonare un barré potete sostituirlo con un Fa settima più. Incontreremo poi un Sol maggiore, un La minore, un Re minore e un Mi minore. All'introduzione e alla fine del brano suonerò delle piccole linee melodiche. Sono le note che nel brano sono affidate al mandolino. Re, mi, re, la. Re, terzo tasto della seconda corda. Mi, prima corda a vuoto. Di nuovo il re e poi il la, secondo tasto della terza corda. E prendiamo il fa maggiore. Oppure, se avete difficoltà, il Fa settima più. Alla coda del brano invece ci saranno queste note. Mi, re, do, la, prima corda a vuoto, terzo tasto della seconda corda, primo tasto della seconda corda, secondo tasto della terza corda, poi terzo tasto della seconda corda, primo tasto della seconda corda, secondo tasto della terza corda, di nuovo primo tasto della seconda corda e chiudiamo con il La, secondo tasto della terza corda. Ritmicamente suoneremo in questo modo. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Cioè cercate di tenere sempre costante il movimento della mano e qui affidare le pennate che ho scritto in nero. Ci saranno delle pennate scritte in bianco che non verranno suonate realmente, sono soltanto dei movimenti di pennata. Perché quando noi scendiamo con la mano e poi torniamo su, c'è una pennata che io chiamo bianca, che è quella non suonata, quindi la pennata reale che toccherà le corde è la pennata in nero. La pennata bianca è un movimento di pennata che non suoniamo. Pennata nera, pennata bianca, pennata nera, pennata bianca. Quindi la ritmica verrà fuori così. Però vedete il movimento della mano. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Giù, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. Sono le pennate scritte in nero. Giù, giù, su, giù, Questa è una ritmica di riferimento. Se suonate solo con la chitarra, senza la base, potete stoppare sul 2 e sul 4 per simulare il rullante. L'effetto sarà questo. Cioè sul 2 e sul 4, quando suoniamo con il plettro, dobbiamo stoppare sulle corde. Con il palmo della mano ci appoggiamo sulle corde proprio mentre eseguiamo la plettrata, in modo da ottenere questo suono sordo. Proviamo a suonare il brano. Yeah.
Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!